Nel 1995 i giovani della Lazio battono il Perugia nella finale del campionato primavera. La gioia di ragazzi del luminoso futuro come Alessandro Nesta, Marco Di Vaio, Flavio Roma è tutta rivolta verso il loro allenatore. Qualcuno non riesce a trattenere le lacrime. Domenico Caso sta lottando e vincendo un'altra partita, ancora più importante di quella che si è conclusa col trionfo di quel giorno. Colpito da un tumore al fegato, si è sottoposto a estenuanti sedute di chemioterapia. Questo non gli ha impedito di continuare ad allenare e a guidare la squadra verso un titolo che mancava da 8 anni. Mai un lamento, mai un'assenza. Caso ha preteso che la sua malattia non diventasse un alibi per lui, né tantomeno per la sua squadra. E l'ha sconfitta. Una lezione che vale per quei giovani molto più di tante sedute di allenamento. La tempra di Caso, d'altronde, i laziali la conoscono da tempo. Mimmo ha passato in bianco celeste 3 campionati di Serie B, forse i più sofferti che la memoria laziale ricordi. È stato il capitano della Lazio del -9. In una squadra di combattenti, Caso aveva classe ed esperienza. Era lui quello che faceva ragionare i compagni, quello a cui affidare il pallone nei momenti più delicati. Il regista con i piedi buoni sapeva illuminare anche le stagioni più cupe. Il raddoppio biancoceleste è stato un pezzo di bravura di Mimmo Caso. Caso sa bene cosa vuol dire essere la mente pensante di una squadra a tutto cuore. Nella giornata conclusiva forse 2 giocatori al di sopra. Caso, per la determinazione e per la generosità come con cui ha interpretato più di un ruolo nel corso di questa partita, con la sua intelligenza, facendo appello soprattutto alla sua intelligenza tattica nonostante un'età non più verdissima, e Acerbis fondamentale. Quella dei -9 è stata un'avventura, direi, di spessore tecnico. Questo direi che c'era in ballo una struttura societaria che rischiava di essere quantomeno messa in discussione come lo è stata, quindi grazie al nostro presidente siamo qui a parlare di un futuro che potremmo definire quanto prima importante. Così, quando quasi 20 anni più tardi la Lazio è di nuovo sull'orlo del fallimento, Domenico Caso si rivela l'uomo giusto per gestire un gruppo che deve ripartire da zero. Alla fine di un'estate che sembra non finire mai, è a lui che il presidente Lotito affida i resti di una squadra completamente da rifondare. Caso fu scelto per mandarli in ritiro perché non c'era nessuno che aveva detto lo staff vecchio. Parlai con Caso e mi colpì l'umanità di questo uomo, oltre alla professionalità, la serietà, e io mi sentii di dargli questa chance. La società è piena di debiti e la squadra ha perso i suoi pezzi migliori. Ma Caso, come sempre, non si perde d'animo e traghetta la squadra in acque sicure per lasciarla infine nelle mani di Vincenzo Papadopoulo. È a persone come Domenico Caso che i tifosi della Lazio devono essere grati. Professionisti che, come loro, sanno che i successi più belli, le vittorie che non si dimenticano, sono quelle che passano attraverso la sofferenza e lo spirito di sacrificio.